A proposito di sicurezza stradale, l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada segnala questa anomalia tutta aversana: la presenza di auto in sosta vietata in curva in via Botticelli, lì dove la strada imbocca via Belvedere. E che la sosta sia vietata lo dimostra la presenza di quel segnale e di questo segnale posto esattamente all'imbocco della strada, sovrapposto dal segnale del doppio senso di marcia. Però le auto sono ferme in curva, e non solo in curva, perché come vi abbiamo già mostrato sono ferme anche esattamente sotto il segnale di divieto, lì dove c'erano le strisce blu. Per il responsabile dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada tutto questo è possibile per l'inciviltà degli automobilisti, ma soprattutto per l'assenza di controlli. La conseguenza del mancato controllo è che in questa strada, che come si vede a doppio senso di marcia, le auto sono in sosta da entrambi i lati, sia dal lato indicato dalle strisce blu come lato in cui è possibile sostare dietro pagamento del grattino, sia dal lato opposto, quello in cui le strisce blu sono state ridipinte di nero per significare che sono state abolite. In realtà la sosta continua ad avvenire regolarmente da entrambi i lati e senza che le automobili subiscano alcuna sanzione, come è possibile rendersi conto. Anzi, c'è addirittura chi, non avendo compresa la differenza, come in questo caso, espone il grattino.